Ciao a tutti ragazzi, eccoci con la seconda parte del video scorso. Sì, sto riprendendo subito, ma voi mi vedrete fra... non lo so, non penso troppo. E mi ero dimenticato di una cosa, dell'otto gigantesco che vi avevo fatto vedere, che mi era arrivato settimana scorsa. E sono le guide strategiche. Sì, sono arrivato in metro da centrale a Sesto Rondo, vabbè, da centrale con un botto di cose, con tantissime cose e soprattutto con un peso gigantesco dovuto a queste guide, queste favolose guide. La prima in questione, quella, una di quelle che avevo preso, è quella di Pokémon, quella di Pokémon Oro e Argento. Non l'ho tenuta benissimo, devo dire, È un po' distrutta, c'ha un po' di... vedete qua che è praticamente distrutta, c'è un taglio, neanche troppo, però trovarla a un prezzo favoloso, lui me l'ha fatta 5 euro, ragazzi, ma che cos'è questa? Non si trova più da nessuna parte, è favolosa, per vedere già i disegni, le artwork sono unici, divertenti da vedere, ricordano, sono i primi artwork della versione oro, ricordano tantissimo ovviamente quelli del... rosso e rosso blu giallo e sono favolosi. Non si trova più in giro, ho visto l'ultima 80 euro, sì, in buono stato, non come questa, senza tagli, vabbè, però ne valeva troppo la pena. Per 5 euro l'ho presa al volo. Lo stesso per 5 euro, una che mi mancava era, e le ho quasi, sto anche finendo queste, quella di Pokémon Mystery Dungeon, squadra rossa e squadra blu, con l'inserto anche speciale del mega poster che vi faccio vedere velocissimo, che non attaccherò mai, però questo si vede, sì che si vede, e poi quello con Zapdos. Quindi da questa parte avete visto una Alakazam con un Lucario e qua invece vedete uno Zapdos che fa qualcosa, che fa cose, insomma, non so se l'avete visto, comunque questo bellissimo poster, sempre 5 euro, quindi avevo pagato in tutto, ragazzi, mi sembra 30 euro tutta questa roba, 35 forse, tutta questa roba, bella, questa è nuova praticamente, senza, non l'avrà neanche letta, favolosa però, bene, anch'io la leggo, la tengo per collezione, quindi non ci poniamo troppe cose. Poi, mi ha dato i giochi di World of Warcraft, anche le guide ovviamente, dato che lui giocava seriamente, si leggeva anche le guide di World of Warcraft, questo qua è The Burning Crusade, e poi questa non è del gioco, quindi questa è della seconda espansione, questa non lo so di cosa sia, questa è di Dungeon Companion 2, questa è la Dungeon Companion 1, e questa è la Dungeon Companion 2, quindi saranno... sì, saranno sempre delle... boh, non le capisco queste cose. World of Warcraft non mi ha mai interessato, anche se, anche perché era un pay... cioè, dovevi pagare per giocare. Quei giochi lì non è che mi siano mai piaciuti. Però devo dire che era bello, cioè da vedere era molto bello. Quindi prima o poi, magari in qualche server, come facevo su Metin, in qualche server ci giocherò. Forse, non sono sicuro. Poi iniziamo a vedere invece gli altri titoli, i titoli che ho preso così alla rinfusa. Qua cerchiamo di avere un po' una divisione perché magari vi niente, ragazzi, non riesco a fare una divisione giusta perché sto guardando già le cose che devo far vedere e sono troppe. Iniziamo subito con un pacco che mi è arrivato l'altro ieri, che viene dal Giappone, che non vi ho fatto un c'è posta per me perché stavo malissimo, 39,5 di febbre, non dovevo fare niente, l'ho aperto, contento, cioè non ci ho neanche pensato, l'ho aperto perché mi è arrivato con un mese e mezzo, ho detto, meno male che è arrivato, dovevo fare un c'è posta per me, ma non l'ho fatto, vabbè, te lo faccio vedere lo stesso. I titoli in questione erano 3, pagati 6,82 euro dal Giappone, un'asta, l'avevo vinta, e c'erano due titoli che mi interessavano molto della serie, che vabbè, lo sapete, quando dico così, di Pokémon, e un altro che non mi interessa proprio, che vendo. Il primo è Pokémon Puzzle Challenge per Game Boy Color, figo completo, sapete come i giapponesi, dovevate vedere anche il pacchetto com'era figo, con tutto l'imballo preciso, è nuovo praticamente, con tutte le carte, con la spin card, tutto quello che ci può essere. Non sto a aprirvelo, ragazzi, però c'è di tutto, favoloso.
favoloso, tenuto davvero bene, contentissimo. E poi Pokémon Pinball. Pokémon Pinball, anche questo, tenuto davvero, davvero, davvero bene. Vabbè, con i rispettivi giochi li abbiamo anche in Europa, però mi piaceva averli anche poi per 6 euro. Tre titoli, mi sembrava buono. L'altro titolo che sì, seguivo l'anime, il cartone di Hunter x Hunter per Game Boy Color, solo questo mi sa che è un gioco di carte, infatti nell'inserto troviamo anche delle carte oltre al gioco. Vabbè, questo ve lo apro perché ve lo faccio vedere, che se qualcuno è interessato lo vendo. Ci sono queste tre carte di... Vabbè, i personaggi li conosco, Gon, Leorio e... Oddio, Kirua? No, Kirua non era lui. Tu sei Kurapika, è quello che gli veniva agli occhi rossi e si incazzava tutto. Sono queste tre carte di questo gioco che sarà uscito solo in Giappone. E questo sarà la riproposizione, questo gioco sarà la riproposizione del gioco di carte. Mi ricordo che aveva qualcosa a che fare, se non erro, correggetemi se sbaglio, questo titolo con... cioè, questo anime aveva qualcosa... che riguardava le carte in una parte del racconto, diciamo. E infatti lì mi piaceva. Poi dopo ho detto, sì, bello. Poi so anche che il manga si è stoppato, riprende quando vuole lui. Bello, ce l'ho, se lo riesco a vendere, ancora meglio però. Poi, quindi questi mi sono arrivati 6,80€, 2 centesimi a dirlo, quindi pochissimo. Dal Giappone dopo circa un mese e mezzo però. Ho dovuto aspettare un po'. Poi ho invece su zabbi.com ho preso due cosette che mi sono arrivate in, men che non si dica, in pochissimo tempo, a 2 euro l'una. Il primo è questo Cape Town Morgaine and the Golden Turtle, UK però multilingua, multicinque, infatti c'è anche il linguaggio in italiano nel retro della confezione. C'è scritto: "Unisciti a Morgaine lungo il percorso che la porterà da innocente ragazzina di 8 anni. 8 anni? Che bestia, questo 8 anni. Vabbè, 8 anni a diventare il più famoso pirata dei Caraibi. Cioè. È una visual novel comunque, quindi una visual novel. Che cazzo sto dicendo? Un punto e clicca. Sarà bello? È sigillato ancora, quindi non lo so. Vediamo. Poi, dato che mi piacciono tanto queste creature chiamate Skylander, ho preso anche questo. A 2 euro, mi sembrava poco. È Windwhirl, mi pare. Windwhirl, sì. È ancora sigillato perché non l'ho ancora provato, però volevo provarlo perché gli Skylander mi attirano non poco. Come mi attirano non poco? Ovviamente sapete che io sono Nintendaro Doc. No, vabbè, mi piace Nintendo. E la mia ragazza ha avuto una bella idea, ha avuto a Natale l'idea di comprarmi due Amiibo. Bellissime, gli Amiibo che preferisco, che uso, questo già la vedete, che uso in Smash Bros. E sono... il buon Super Mario, favoloso, che utilizzo, non troppo, non sono capace comunque a utilizzarlo troppo, per adesso sono ancora sigillate perché non ho ancora Wii U, ragazzi, non sono ancora riuscito a prenderlo, avevo detto che lo prendevo in queste feste, ma non ho ancora trovato un buon prezzo, comunque, qua il buon Super Mario, e qua il buon Kirby invece, bellissimo, credo che sia l'amiibo meglio venuta, cioè bellissima, favolosa, senza nessun... tipologia di macchie, niente, cioè per la perfezione, un cerchio, la perfezione, davvero bello. Userò tanto su Wii U Kirby perché sono abituato a copiare le mosse degli altri, quindi mi piace. E poi alla Befana mi sono preso invece quello che forse più mi rappresenta, quello che forse più degli amiibo penserete anche voi che io possa comprare, e infatti l'ho preso Pikachu. Pikachu, che bello che sei, e mi mancava, quindi ci stava anche lui. Purtroppo questi amiibo sono una cielo manca, quindi prima o poi si prendono tutte. Io spero di trovarle a un prezzo basso prima o poi, che così almeno riesco a prendere. Comunque io credo che le abbiano, non le ho pagate neanche una, sono tutti regali, quindi il prezzo sarà sui 12,90 perché le ho viste al Carrefour. Anche Media World a 12,90, quindi andate. Poi sempre a Natale una bella tessera da 20 euro ancora da sbustare, che
Prima o poi aprirò. Ho già un botto di. Avevate visto già che avevo preso quella da 50 a 20 euro, quella da 20 euro a 5 euro. E questo, vabbè, quindi mi sono avanzati ancora tanti soldi. Ho preso qualcosa sul digitale, però non ho avuto tante di queste offerte. Ho visto tante offerte, quindi mi sono un po' calmato nel tempo. Ho detto, quando uscirà un bel gioco, me ne sparo 60 tutti insieme e via. Poi, per Play 2, due titoli, minchia, già 10 minuti. Vabbè, quindi faremo tre parti sicuramente. Ho preso R-Type Final, che mi interessava molto, non l'ho ancora giocato purtroppo perché, come vedete, io prendo tanto, sempre la solita storia, prendo tanto e gioco a poco. R-Type Final, che volevo avere, ed è l'unico, uno dei pochi almeno sparatutto orizzontali che è su DVD per Play 2. A me serviva un DVD perché la mia PlayStation non legge più CD-ROM, quindi devo trovare una soluzione, non voglio cambiare lente né niente. Mi sono comprato questo, l'ho trovato a 1 euro, quindi l'ho preso al Bennett velocemente, era l'unico, fum, fregato. E al Bennett a un centesimo, perché era anche qua 12,90 e poi a un centesimo, me l'ha passato a un centesimo, Mercury Method. Questo rompicapo molto simile a Cula World, non troppo però. Richiama molto questo titolo, l'avevo giocato tanto su PSP, mi piaceva e l'ho preso anche per PS2, lo giocherò prima o poi. Poi, devo andare velocissimo, avete già visto che avevo preso Pokémon Puzzle League, l'avevo preso per uno scambio con un altro ragazzo di Games Collection, mi piaceva molto e l'ho preso. E poi qua molti di voi vorranno questa cosa, a me non me ne frega proprio niente, l'ho pagata 10 euro in un come si dice? Non mercatino, in un'edicola, quando sono andato a fare un soggiorno di 2 giorni a Salso Maggiore, così giravo lì e ho detto, ma perché non andare in questa edicola cartoleria? Mi sembra che abbia dei bei giochi, mi sono ritrovato. Final Fantasy 5 nuovo, ancora imbustato, cioè sigillo li intende tutto. Per la modica cifra di 10 euro, e quindi ho detto: vabbè, che non me ne frega niente di Final Fantasy perché non sono un patito della saga, non mi è mai piaciuta, purtroppo, non l'ho mai seguita tanto. E, però per 10 euro so il suo valore, la prendo e me la metto in collezione. Prima o poi mi verrà voglia di giocare, oppure varrà quelle 70-80 euro per potermene disfare e prendermi altro. So che è un ragionamento un po' cattivello, però non si può fare altro. Quindi. Bello, se a qualcuno interessa sempre un commentino ci mettiamo d'accordo. Poi, tramite, forse ve l'ho fatto già vedere, tramite un altro ragazzo di Ludomedia, qua si fanno affari su Ludomedia, dovete venire, insomma, ho fatto uno scambio con una guida di Metal Gear Solid 4, ne avevo 5, 6, 4, 5, boh, tante, mi ha dato una sua copia, che ne aveva due, di Freedom Wars. Freedom Wars, molto simpatico, ma ancora manca qualcosa. Come si chiama? Tipo, vabbè, Monster Hunter, molto simile a Monster Hunter per le meccaniche di gioco, 4 giocatori contro un mostri in giro per le varie zone. Poi, come non mi viene adesso, ma ve ne ricordate voi sempre per PS Vita, non mi viene comunque molto simile anche a quello là che avete capito, lo Soul Sacrifice, ecco, molto simile. Mi ha convinto per l'aspetto futuristico, ma per l'altro no. Ci sono questi mostriciattoni giganteschi che fanno una porca figura, devo dire, sono davvero fighi da vedere, grossi, forti, però l'intelligenza artificiale non mi sembra molto ostica, almeno forse mi sbaglio, non ho fatto tanti livelli, sempre sono arrivato qua anche a una funzione di livellaggio, forse mi sbaglierò, molto strana, diciamo che abbiamo una pena da scontare e stiamo andando. Ok, sta finendo la batteria, scusate, mi sono fermato. Ci vediamo col prossimo episodio, ragazzi. Andrò avanti, sempre parlandovi di. No, questo lo lasciamo stare perché non ci piace. Alla prossima parte, ci vediamo con la terza parte degli ultimi acquisti. Ciao ciao!